significato dare a questa partita, magari un primo scontro diretto verso l'alto, se devi fare i punti? No, una partita non scontro diretto, perché il materiale è stato costruito per vincere e noi no. È una partita importantissima che vogliamo affrontare come tutte le altre e anche con qualcosa in più. Quindi prima di tutto giocare bene, perché questa è una squadra che se non gioca bene non arriva alla vittoria, e giocando bene vogliamo vincere, perché può essere molto 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 importante. Quanto è importante? Può essere determinante, secondo me, però è un po' che dico questa parola, però d'altronde se di volta in volta facciamo sempre meglio, bisogna alzare l'asticella sempre di domenica in domenica. Determinante per innanzitutto continuare questa scia positiva, e poi perché ci stazioneremo nel gruppo, e se possiamo starci, ci stiamo volentieri. Senza pensare a obiettivi, playoff, serie B, no, zero assolutamente. Partita per partita, come ho detto sempre, adesso c'è il Matera, pensiamo al Matera. Ecco, in settimana devi lavorare un po' anche sul gruppo, nel senso che tenere tutti sulla corda, evitare, ecco, tenere tutti i piedi per terra. Sì, ma la squadra, l'ho detto spesso, è una squadra di persone mature, sanno che fino adesso non è che non abbiamo fatto niente, abbiamo fatto tanto. Il problema è che se ci adagiamo o ci accontentiamo o iniziamo a pensare un po' oltre quello che è la partita di domani, perché fino ad oggi dobbiamo pensare solo ed esclusivamente a quello, allora quello che abbiamo fatto finora, che è tanto, potrebbe venire vanificato. E siccome non vogliamo che questo succeda, stiamo già tranquilli, molto, molto concentrati su quello che ci attende domani. Ecco, le condizioni fisiche di Potenza e l'importante rientro di GDT. Ci sarà modo di rivedere questa coppia centrale o ti porti ancora qualche dubbio circa le condizioni di Potenza? No, rientrano tutti e due e qualche dubbio ce l'ho ancora, però sono abbastanza proiettato verso una formazione che ho in testa. Le condizioni di Quinto invece? Quinto ancora non sta benissimo, valutiamo domani mattina. Questo è uno dei dubbi che mi porti? Sì, anche perché non l'ho detto già settimana scorsa, solo se al 100% avrebbe giocato Potenza, e così ho fatto, avendo la totale fiducia in chi l'ha sostituito, e farò così anche con Quinto. Primo perché Quinto è troppo importante per noi, quindi non voglio neanche correre un 1% di rischio di poterlo perdere, e secondo perché chi lo sostituirebbe mi dà garanzie e ha fatto sempre bene. Problemi flessori del ginocchio destro? Problema muscolare, non dovrebbe essere niente di che, però siamo a 24 ore dalla partita, per cui bisogna un attimo stare attenti. Però oggi non si è allenato più? No, ma se sta bene gioca pure, se non si è allenato. Tarolli invece? Tarolli ha avuto un problema pure lui muscolare, ma mi sembra doveroso e giusto riconfermare Michele, perché ha fatto benissimo. Sono contentissimo che si sia fatto trovare pronto, perché un ragazzo che è partito con la possibilità di doversene andare, e si è sempre allenato bene, ed è una soddisfazione grande quando metti uno. La stessa cosa vale per Grea,
che fino a poco tempo prima doveva andare via, non era considerato da nessuno, e questo è una cosa importante. Mister, che opinioni ha di questo Matera? Che squadra è? Il suo allenatore, insomma, come l'inquadra? Niente, che Matera, l'ho detto prima, è una squadra forte, costruita per vincere, e l'allenatore è un allenatore esperto che conosce molto bene la categoria. E una squadra che ha qualità, che ha un tipo di gioco particolare, e una partita che ce la facciamo, che stiamo cercando di preparare nel migliore dei modi, e abbiamo fatto questo per rispetto del Matera, ma sapendo anche che noi dobbiamo giocare per le nostre caratteristiche. Sono tanti giocatori di spessore, insomma, come squadra, tra cui anche Coletti. Coletti, Madonia, Letizia, giocatori forti. Forti, che io quando dico dobbiamo pensare a noi non è una spavalderia o non pensare all'avversario, sono due cose distinte. Una cosa è pensare e rispettare l'avversario, un'altra cosa è giocare secondo le nostre qualità, perché fino adesso così è stato, e la partita poi ha detto che dove siamo stati abbiamo sempre fatto noi il gioco, abbiamo sempre tenuto noi in mano i ritmi della partita e il gioco. Mister, non so che rapporti stavi con, o se li hai avuti con Mancini, però questa è una gara importante per il ricordo di Franco, insomma, la squadra della società contro quella che l'ha adottato, un po' il suo derby, c'è un significato in più per questa partita? Beh, certo, Mancini innanzitutto è un simbolo per Foggia. Io non ho avuto il piacere di conoscerlo personalmente, però per quello che mi raccontano era anche uno col carattere che mi sarebbe piaciuto, insomma, mi sarebbe piaciuto conoscerlo, sarei andato d'accordo, penso. E quindi se c'è questa possibilità di ricordarlo nel migliore dei modi, a parte il risultato, perché qua non dobbiamo mischiare le due cose, ci fa piacere farlo. Che tipo di partita potrebbe svilupparsi tatticamente, come ritmi? Matera è una squadra che si presta come caratteristiche al vostro gioco un po' più di altro, oppure non... No, no, è una squadra da tenere, da stare attenti, perché ha un sistema di gioco particolare che ancora non abbiamo trovato se non una volta in Coppa Italia a Ischia, e quindi sono dei meccanismi diversi e dobbiamo stare attenti. 3-4-3 sono delle cose diverse, ed è chiaro che bisogna prestare attenzione ai punti forti loro, però bisogna cercare di sfruttare i punti forti nostri, calcolando anche il modo di giocare che hanno loro. Se non sbaglio, il Savoia venne in Foggia a giocare con il 3-4-3, sbaglio? No, Savoia 3-5-2, quest'anno solo a Ischia in Coppa Italia abbiamo però giocato. Difesa 3, sì. La capienza è aumentata, sì. È un punto su cui, insomma, lei batte molto, quello di avere più pubblico, e di... ci spera, insomma, quindi già domani. Ci fa piacere, ci siamo accorti che probabilmente la gara di Castellammare di Stabia ha svoltato un po' per quanto riguarda l'entusiasmo della città, ed era un mio obiettivo, onestamente. Io ho giocato con uno stadio pieno, con 18, 15, 20 mila, quindi mi piacerebbe, sarebbe veramente un punto d'arrivo mio. Riuscire da giocatore l'ho fatto, e da allenatore spero di riuscire, chiaramente non da solo, perché non è il calcio, non è il tennis, però essere uno degli artefici per aver riportato lo stadio come una volta mi farebbe molto molto piacere. Lavoriamo anche per questo. La cosa che però tengo a sottolineare è che l'entusiasmo della gente è quello che volevo, è quello che ci aspettavamo tutti e che chiedevamo tutti, ed è stato merito dei giocatori portare questo entusiasmo,
però noi all'interno dobbiamo avere tutti i piedi per terra e continuare per quello che stiamo facendo. Sulla Austriaco si è allenato anche oggi? No, era in prova, ma una parentesi, sì. Un commento sulla squalifica, il fatto di dover vedere la finale della tribuna? Mi dispiace, perché in uno stadio pieno con non so quanti spettatori facesse Castellammare di Stabia, 8.000. Andare a pescare il lago in un pagliaio, mettendomi in bocca delle cose che tra l'altro non ho detto, mi sa un po' come non cosa bella, perché avevo tifosi alle spalle a 2 metri, 3 metri, e vengono a vedere quello che faccio io. Oltretutto, in 13 partite non ho protestato mai una volta, né con arbitri né con assistenti, mai, nonostante ci fossero stati degli episodi dubbi e avrei potuto tranquillamente protestare. Quindi andare a pescare, andare a mettere in bocca a me cose che oltretutto, lo ripeto, non ho detto, mi dà fastidio, però si fa parte di questo mondo e quindi anche in controvoglia bisogna accettare.